With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I like the way that you let me to go. It's right up to the falls where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Non c'è nessuno, tranne noi mostri. Good work, Chris. You make always fantastic, amazing atomizer. Comunque, ragazzi, non faccio altro che ringraziarvi per essere stati qua con me stasera. Vi ricordo gli appuntamenti della settimana. Noi ci vediamo giovedì con la recensione del Sur. I don't have a word because it's a very, very, very good, the flavor, the juice with the tobacco, with Florence, with Kentucky, with Virginia. It's a good atomizer for strong black minster tobacco. Mo, succhiatemi, lo sapete, no? Con il mio inglese. Piena supposti, vicino cazzo. I cloni nel 2022 non hanno nessun senso, ma secondo me non avevano senso nemmeno in passato, ma tanto meno oggi. I cloni stanno sempre lì, materiali del cazzo. Ciò che risulta e ciò che è risultato dall'analisi è che entrambi sono acciai austenitici, ma per la differenza di molibdeno fra l'originale e il clone è venuto fuori che il clone è in acciaio 316, se non addirittura 317, perché ha un'alta percentuale di molibdeno, ok? Mentre l'acciaio 304 presenta solo tracce di molibdeno. Qual è la differenza? Beh, essenzialmente sono, come dicevamo all'inizio, due ottimi acciai, ok? Probabilmente è in una tabella ideale. Ha più qualità e più alto a livello qualitativo il 316 che il 304, ma in entrambi i casi sono due acciai inossidabili e sono due quindi ottimi acciai. Mario, finiamo il giro, i cloni nel 2022, aggiungi qualcosa a quello che hanno già detto? Guarda, direi che i ragionamenti di Atos e Portos sono sempre giusti e validi. Io non sono qui per giudicare. E ognuno con i suoi soldi fa il cazzo che vuole, però un flashlight o una bambola gonfiabile non potrà mai replicare la vera consistenza della fica, capito? Io la penso così. Direi che il tuo esempio è assolutamente chiarissimo. Anziché stare a raccontarci queste cose, si dovrebbe un attimo pensare a metterci la faccia e metterci in campo e cercare di cambiare questo sistema, ma ficcatevelo nel culo il futuro, quello sì. Allora, eccolo Paolo Ginavo, e non si impegna nella... No, Paolo, abbassa l'audio perché fa l'eco. Aspetta un po', non sento niente. E il pin, quindi andiamo a, giusto per farvelo vedere, perché non è che sia proprio necessario, andiamo a smontare e rivedere la croce. Al cinese cazzo gli dici, tanto quelli sono già predisposti a fare certe cagate, ma noi no. Come cazzo può pensare
Scusate, non volevo essere razzista in quello che ho detto, era semplicemente, volevo semplicemente dire che nei negozi di... Mi sentite voi? Pronto? Mi senti Paolo? Aspetta che non sento niente, come mai? Si sente un gran rumore di fondo. Vedete che c'è anche un piccolo ring. Vediamo un po', altro piccolo ring. E poi dobbiamo svitare il pin che, attenzione, si svita in senso inverso, quindi da questo lato. Quelli che faranno fuori il settore vaping siamo noi stessi, non Philip Morris. Io ho paura del nostro settore, mi dice Delta, mi dice l'amore. Mi senti? Fai il cenno con la testa se mi senti. Sì, ti sento. Io non sento niente. Quindi è importante. Ecco qua, vedete? E poi tiriamo via il nostro fondello. Vedete? Aspetta, non so perché. Prova le cuffie, le cuffie. Adesso non ci resta che andare a mettere il pin. Vi sto lasciando tutto così perché, come avete visto, io ho smontato eccetera eccetera qui sotto. Ora avevo sentito dire che era antipatico montare. Non è antipatico montare, vedete, porto i segni della situazione. Sangue, mi sono tagliato. Ma perché? Perché quando uno non è abituato alle cose, non ci fa caso. Quindi io rimettevo questo pin, non è difficoltà, è facilissimo, fortissimo, da Paolo. Dunque io ho messo, allora, Eccomi Fabiano, qua. sì. Però c'hai un rumore di fondo, ma mi stai sentendo? Sì, adesso ti sento, c'ho le cuffie. No, è l'aria condizionata, aspetta che la spengo. Ah, ecco, perché c'ho un rumore spaventoso, sembra veramente, dice Webdriver, sembra in un terminal. Ma è facilissimo se ti ricordi che c'è un passo inverso. Quindi io quando andavo ad avvitare, niente, non c'è stato verso, ho usato di tutto, di più, come vedete. Di tutto di più, avevo tirato fuori anche per vedere se c'erano viti diversi, cioè la qualunque, per poi andarmi alla fine a ricordare, dopo essermi massacrato, qui è tutto tagliato naturalmente, ma vi assicuro che sono più di un'ora appresso a questa cosa stupida. Sì. Adesso? Si sente bello forte lo stesso. Si sente ancora? Porca miseria. Io non lo sento però. Aspetta, Ma forte forte. cambio il microfono, eh. Di girare al contrario, io hai voglia, mi sono massacrato. Ma se vedete bene, guardate, vedete la traccia rossa sul pin? Guardate, cioè, che devo ancora lavare. Voi state capendo? Cioè, perché praticamente non mi ero manco accorto che mi ero tagliato, vedete? No, giusto per adesso vado e lo lavo, no, ma proprio tracce chiare di come è andata la situazione. Ve l'ho voluto raccontare. Forse sarà quello. Allora, dunque dice Fabiano Gottardo Adesso che come sta va? quasi come prima praticamente. Cioè proprio fa Forse... rumore fa un fuscio di fondo molto molto forte. È che è forte il volume, probabilmente. Ma qui sotto il pin che abbia il passo inverso, ma che pro. Ad ogni buon conto, lo sapevo, cioè, infatti l'ho smontato regolarmente. Quando sono andato a rimontare, niente, no, niente, è scappato completamente di mente. E quindi, ma ci ho perso davvero quasi un'ora. E
E poi si è accesa la lampada e ha detto: ma questo c'è il passo inverso, in un attimo, cioè non c'era nessuna difficoltà. Va bene. Adesso qua abbassate il volume. Come prima, no, no, qui c'è qualcosa proprio che entra e che interferisce con non lo so, sarà che probabilmente sei particolarmente vicino al condizionatore, però si sente proprio. Ma adesso l'ho spento il condizionatore. Aspetta, esco e rientro. E allora c'è qualche cosa sulla presa del microfono, probabilmente. Esco e rientro. Aspetta, no, aspetta, no. Forse aspetta, il discorso poi. Qua del cancellazione. Geni di consumo. Io intanto svago, eh? Sì. No, per carità, no. Ma ficcatevelo nel culo il futuro, cazzo. È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia. Andiamo, sgomberiamo la zona!